Bentornati qua sul canale su Football Manager 2024 con il nostro Bari. Oggi andiamo avanti e iniziamo ufficialmente la stagione. Ebbene sì, perché c'è subito la Coppa Italia, il primo turno contro la Salernitana che sta in Serie A, quindi sarà subito una sfida abbastanza agguerrita. Mi avete fatto notare che forse, tipo per dire, Zanoli potrebbe essere anche un centrale. E volendo, è vero, quindi sarebbe forse cosa buona intanto metterlo in panca per Marcelo, ok? E poi come riserva di Mele o di Corbo c'è anche Zanoli. In questo senso non ci servirebbe un sostituto, anche perché la squadra è abbastanza lunga, è abbastanza attrezzata per la Serie B, assolutamente sì. Intanto andiamo contro la Salernitana, ok? Vediamo se riusciamo a passare questo turno contro di loro in Coppa Italia. Valls è infortunato e vabbè, mi porto Pagano per forza, perché non è che abbia tante scelte oltre questi 15, quindi mi porto Pagano. Oggi si debutta col nuovo schema e vediamo come ci troviamo. Speriamo bene, me lo auguro con tutto il cuore, perché ci punto tantissimo su questo cambio di schema, onestamente ci punto veramente tanto. Ho fatto qualche partita con un'altra carriera su questo gioco e sono cambiate un po' di cose, non tantissimo, però qualcosa è cambiato inevitabilmente. Anche la grafica stessa è migliorata, il che è una bella cosa. In attesa del 25, che sarà la svolta con un nuovo motore grafico aggiornato, vedremo come sarà il 25. Intanto godiamoci questo 24, che lo sto trovando secondo me molto più a fuoco rispetto al 23, con qualche piccole aggiunte, con una fisica dei contrasti, delle azioni di gioco un pochino più realistiche. Adesso lo vediamo assieme, però vi dico che mi ha sorpreso in positivo questo gioco, per quanto non ci sia uno stravolgimento, ovviamente. Subito così, bentornato Bari, con un'ottima azione. Marcelo la passa al nostro iraniano preferito, che fa un cross meraviglioso telecomandato, e Iliev segna il suo primo gol della stagione. È un peccato, perché questo dimostra che noi con questa rosa, con questi acquisti, se ci saremmo salvati, secondo me avremmo potuto dire la nostra in Serie A quest'anno. Potevamo fare cose interessanti ed è veramente un peccato. Devo dire la verità, vederla in questo modo è un gran peccato, ma vabbè, quel che è fatto e bisogna resistere, fare un altro anno in Serie B, risalire e poi giocarci la Serie A. Tanto attenzione alla Salernitana, che sta attaccando in maniera insistita. Ecco, questo gol era meglio non prenderlo, ma vabbè. 1-1, si ristabilisce la partita. Diamo un po' una sveglia alla squadra, che forse è giusto così. Da Marcelo mi aspetto tanto, tra l'altro Marcelo nome d'arte, che mi galvanizza non poco. O comunque questo iraniano è veramente forte, secondo me, ve lo dico. Questo fa il fuoco quest'anno, ve lo assicuro. Colombo! Palo quasi e gol. Però forse c'è un fuorigioco? No, rete concessa. Il Bari è di nuovo avanti. Bari molto offensivo in attacco rispetto all'anno scorso. È molto più realizzativo. Bisogna vedere com'è la difesa, però l'attacco è migliorato notevolmente. Perché ricordo oggi che siamo contro una squadra di Serie A, quindi capiamo molte cose da questa partita. Brazzao fa una parata miracolosa. Tra l'altro ho notato che su questo FM
i portieri parano un pochino meglio, un pochino di più, c'è cioè meno percezione di eventuali papere, perché veramente a volte con motore di grafico di FM23 vedevi delle cose che dicevi, ma sto portiere sa parare, cioè che ci fa qua? Bravo Martel. Però la palla ce l'hanno sempre loro in fase offensiva qua, non riusciamo a strappargliela. Riusciamo? Mi sa che la difesa sarà un po' da registrare. Questo vago sospetto. Sì, la difesa purtroppo non funziona ancora bene. Non fu diciamo che passare da Selt a Mele è un po' un trauma, perché Selt sappiamo essere un giocatore molto forte. Invece Mele è un ragazzo giovane che sicuramente si farà. Però bisogna aspettarlo, attenderlo e farlo crescere, perché ha delle potenzialità veramente grandissime questo ragazzo. Stiamo un po' soffrendo, un bel po' soffrendo, ragazzi. Ma ci sta. Siamo contro una squadra di Serie A. Ci può stare, ci può stare. Non sarebbe un grave problema perderla. Non sarebbe un grave problema. L'importante è che lo si faccia con dignità e voglia di giocare. Sarebbe una bella cosa andare avanti in Coppa Italia. Sarebbe veramente una bella cosa. Allora, primo tempo discreto, discreto attacco perfetto, difesa da rivedere, centrocampo un po' così così. Non ho visto molto Martelle e Beka Beka, ma la squadra si farà, la squadra si farà. Anche perché un cambio modulo bisogna un po' attendere per far sì che funzioni. Questa purtroppo è... Questo è un gol veramente brutto da prendere, perché abbiamo visto un Brazao fermo, immobile. Era molto potente. Ma quel difensore là chi era che ha fatto quella cosa bruttissima che manco ha provato a prendere la palla? Non lo scopriremo mai. Ilie potrebbe essere quello che fa tanti gol quest'anno, perché con un esterno come quell'iraniano che abbiamo preso può avere tante opportunità. 3-2 è un buon risultato, non è bruttissimo, però, diciamo che l'inizio mi aveva fatto sperare un po' di più. Mettiamola così, mettiamola così. Ragazzi, ci diamo una svegliata, un qualcosa, perché dai, non si può, non si può. Aranda, come sempre, sta continuando la sua decadenza e non so cosa sia successo a Aranda, ma nell'ultimo mezzo anno... Proprio inguardabile. Ma inguardabile. Bravissimi, no, ma... Ah, la parata? La parata? Ma la parata? Ma non ci credo. Ma com'è possibile? Facciamo qualche cambio, ragazzuoli. Allora. Colombo, ci buttiamo dentro la Zetic. Aranda, un po' fuori fuoco. Mettiamo Johnson, può farlo. Mettiamo Johnson. Di centrocampo un po' così così. Possiamo mettere Schmidt. E possiamo mettere anche Antonio Oliva in contrista. Bene, abbiamo fatto 4 cambi. Ce ne manca uno. Sala è un po' stanco. Cambiamo Sala. Mettiamo Zanoli. Anzi, Corrado, su questa fascia Corrado, e andiamo così. 5 cambi subito, Debotto, giusto per dare un po' di freschezza, e vediamo cosa accade. Comunque stiamo perdendo con dignità, onestamente non stiamo facendo male, cioè bisogna anche vedere chi è l'avversario, e devo dire che almeno rispetto all'anno scorso, che facevamo fatica a fare anche un gol, quest'anno sembrerebbe che i gol arrivino. Però niente, zero. Peccato, peccato, 3-2 per la Salernitana. Purtroppo eravamo un po' sfavoriti. Contento perché, ragazzi, abbiamo fatto comunque una buona prestazione. A parte la difesa che, come ripeto, è stata un pochino così. Un pochino così. Allora, il Bari perde. Iliev in gol al debutto. Bravo Iliev, tanta roba. Questo è veramente forte comunque. Il Bari riceve 10.000 euro.
Salvatore Sala, nessun progresso? Nessun progresso? Scusatemi, eh. Progressi. Nessun progresso. Cosa possiamo fare per migliorare il suo sviluppo? Cosa mi consigliate? C'è un modo per capire come migliorare? Automatico cosa vuol dire, ragazzi? Non so se. Intensità normale. Incoraggia. Incoraggia. Allora, lui è scarso nei contrasti. Tecnico. Entra deciso nei contrasti. Proviamo, proviamo. Cortinovis è tornato. Cosenza. Incremento bancario, che cavolo vuol dire? Ah, non abbiamo i soldi per Cosenza, volendo. Perché no? Perché non ci stanno i soldi? Quanto abbiamo? Scusatemi, 491.000 euro. Facciamo una richiesta alla dirigenza. Aumenta il budget. Ah, figa sta cosa. Questa è nuova. Non l'avevamo ancora vista. Ci sono delle cose nuove. Facciamo questo motivo qui. Facciamo questa cosa qua. Nuovo contratto non mi interessa al momento. Allora, Vasco Valls. Capitano, carisma. Francesco Meli ha un sacco di carisma. Però non sarebbe una cosa. Canestrelli vice capitano, ma neanche se mi paghi proprio, cioè tu stai fuori. Mettiamo Corbo vice e mettiamo Valls capitano, va bene, dai. Purtroppo volevo mettere Oliva, no, Mele, scusate, ma è da poco che qua non ha senso, cioè veramente. Ho paura che a minare un po' la serenità. Aumentata la percentuale di ricavo dalle cessioni, 45%. Ammazza, oh, mamma mia. Così tanto? È un po' poco, onestamente. Ferri infortunato, molto male. Molto male. Ma Ferri è ancora con noi, sì, è purtroppo infortunato. Ma questo incremento dei soldi me li date così mi compro questo Cosenza? Che comunque in prospettiva può essere un terzo e può crescere molto. Ma si può fare sta cosa? Togli sto qui. Toglilo. Non mi interessa. Raccomandati. Kevin Zefi, 110.000 euro? Ma ci serve? È lista prestiti, scusatemi, eh. È lista prestiti. Costo futuro opzionale. Facciamo 200.000 euro e 100% manco per sbaglio. Non hai capito niente. O così 13.000 euro mensile. Oh, ti do questo io. Ti do questo. Omar. Il buon Omar è un centravanti svedese. Molto interessante in realtà. Molto interessante. Però non abbiamo i soldi. No, non si può, ragazzi. Non si può. Questo è forte, oh. Questo è forte. Ed è del Napoli, ma il Napoli ha tutti attaccanti fenomeni. Orlando ha rinnovato. Buona affluenza. Bari Foggia nel derby pugliese. Attenzione, Celta ricorda lo spirito del derby pugliese. Celta, stati zitto per favore, mi fai incazzare. Cioè, stati zitto. Allora,
Quindi inizia il campionato col Foggia. Inizia con il campionato col Foggia. 500.000 euro? E quindi non ci dà niente. Colombo in prestito, ma sei titolare? Ma che cosa dici? Oh, nuovo accordo, va bene. Allora, il Foggia. Martel è squalificato. Molto bene, si parte sempre con... cosa vuol dire questa cosa qui? Ancora un po' fuori forma. Mettiamo Schmidt, allora. Pure Aranda è mezzo rotto. Qua ci buttiamo... Come si è messi male, ragazzi. Luis Guglielmo può farlo? Mettiamo Jovic, così lo proviamo. E niente, Ferri è fortunato. Io ci butto dentro Lazetic. Martel espulso. Buttiamo dentro Marco Sala e Corrado pure espulso. Ma che cavolo? Ma quanta gente è infortunata, quanta gente è espulsa, vabbè. La squadra è questa. Becca Schmidt si trova male. Lo so, però... Non è che abbia molte alternative al momento, onestamente parlando. Questi, quindi... Oh, comunque si può vincere, dai raga. Su. La squadra c'è. Comunque noto con piacere che in questa edizione la mia game capture funziona un pochino meglio rispetto a quella scorsa, che ogni tanto aveva qualche piccolo glitch grafico che faceva un po' le bizze. E devo dire che sono molto contento, perché era un po' imbarazzante, onestamente. Stiamo dominando. E questa è una gran bella cosa. Però vorrei anche segnare, che sarebbe un'altra bella cosa. Quindi, ragazzuoli, si può fare qualcosa di importante? Io sarei contento. Se si potesse... Sala. No, la traversa di Schmidt. Non ci credo, la traversa. Vabbè, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo, su. La prima sfiga della stagione. Una traversa, subito, così, per far vedere quanto siamo fortunati noi del Bari. Siamo molto fortunati. È incredibile. Allora, primo tempo. Amareggiato. Perché dobbiamo portarla a casa. Quindi sono amareggiato. Jovic sta giocando discretamente. Non benissimo. Colombo un po' deludente. Da lui mi aspetto molto, onestamente. Bravo Sala che respinge. Però sono sempre lì. Bravo Corbo. Non si riparte, vero? Non si riesce. No, vabbè. No, non ci credo. Non ci credo. Il Foggia è in vantaggio. Una partita che stavamo praticamente giocando benissimo. Colombo leggermente infortunato. Ma porca miseria, non ci credo. Metti Lazetti subito, per favore. Sì, però che sfiga, oh. Tremendo. Tremendo, iniziare così il campionato. È veramente tremendo. Allora... sta giocando male Schmidt, tantissimo. E mettiamo questo Oliva qua. Poi pure Becca non sta giocando bene. Mettiamo Cortinovis. Chi sta giocando male anche Mele, non sta giocando benissimo. Mettiamo, no, Canestrelli no. Io non ti voglio più vedere, Canestrelli. Zanoli. E... 2, 3, 4 cambi fatti. Cambio Jovic e metto Johnson. Ragazzi, la riprendiamo questa partita, per favore. Iliev. No, vabbè. Non riusciamo a farla entrare questa palla. Cos'è che dicevo prima? Quest'anno la squadra sembra essere molto brava a livello realizzativo. Benissimo. Mi hanno subito smentito. Molto bene. Sala, dove cavolo vai? Ma se può sapere. Fa tutto da solo. Grazie. Oh, Lazetic al debutto. Subito in gol. Marco Lazetic. 1-1 Foggia Bari.
Ha fatto un errore clamoroso questo Hoyer, veramente un errore clamoroso. Lazetic ci ha approfittato, giustamente. Bene, bene, ragazzi, dai. Però ora la vinciamo? Vi scongiuro, mi servirebbe tantissimo iniziare col piede giusto quest'anno. Servirebbe veramente tantissimo. Zanoli. Per Sala. Calma. Iliev, buonissimo. Iliev. Oliva. Cosa fa? Rigore? Rigore? Davvero? A parte che mi sembrava che ci fosse un fallo di mano, abbastanza netto, ma vabbè. Rigore concesso, non so per cosa. No, Lazetic, vai. Lazetic, ti prego, è tutto nelle tue mani. È tutto nelle tue mani. Vai, Lazetic. Lazetic! Ha rotto pure la porta. Doppietta di Lazetic, che a questo punto la prossima la giocherà da titolare, perché diamo premio a chi gioca bene. Bravi ragazzi, l'abbiamo ribaltata in un modo fantastico ed è giusto dirvi bravi, per quanto abbiamo sofferto le pene dell'inferno, però vabbè. Ora però resistiamo, per favore. Portiamo a casa questa vittoria, importantissima. Vi scongiuro. Vamos, vamos. La prima è andata. Ragazzi, la prima è andata. Ok, primi 3 punti della stagione. Sono contento. Con un Foggia molto agguerrito. E siamo quinti, però vabbè. Sei sempre 3 punti come gli altri. Colombo infortunato. Cavolo, quasi 2 settimane. Però, Zanoli debutta. Sono molto orgoglioso del risultato. Il maestro è orgoglioso. Lazetic. Doppietta. Campione, campione. Un campione, ragazzi. La regina subito. Quindi la regina è subito uno scontro diretto perché mi sa che è una contendente per la Serie A. Ma non posso. Cos'è l'incremento bancario, ragazzi? Se vabbè. Col cavolo che pago. Ragazzi, a sto punto rifiuto Cosenza perché non riusciamo. Purtroppo. Però possiamo riprovarci. Ah, vorrebbe addirittura vendermelo. Kevin Zefi, sulla sinistra onestamente ho bisogno perché Johnson non può, può stare sulla destra secondo me. Quindi io ragazzi, quasi quasi. Quasi quasi. Cherubini impressiona. Bravo Cherubini, continua così. Offerta per Becca Becca della Cremonese, 1.800.000. Però non possiamo privarci di Becca Becca ora. Non si può. Non si può, sarebbe una bestemmia. Ora non si può, ragazzi. Ora non si può. Cioè, no. E che non c'è bisogno di vendere al momento. Allora, Colombo. Mi butto dentro Lazetic. Vai Lazetic, hai giocato benissimo l'ultima. Ma quale Jovic? Ma metti chi devi mettere. Metti Aranda è infortunato? Aranda è infortunato, raga. E metti Johnson. Siamo un po' costretti noi a giocare in questo modo. Ma mi è tornato Martel, sì, mi è tornato, molto bene. Marcelo, Corbo, Mele, Sala. Ok, Colombo è infortunato, quindi cambiamo. Mi porto in panca Schmidt. Ok, e andiamo così. Contro una regina che potrebbe essere una contendente per la Serie A, per la promozione. Quindi è importante portarcela a casa in un qualche modo. Io mi aspetto tanto da Lazetic, onestamente, veramente tanto. E mi auguro che possa darci quel qualcosa anche oggi. E possa dare una continua al suo stato di forma sontuoso, da come si è dimostrato, entrando a partita in corso contro il Foggia. Vai Lazetic, bene, benissimo. Subito vedo che mi hai ripagato le mie parole con un bel gesto tecnico. Molto bene. È sempre così comunque. Ogni volta che io dico qualcosa di buono sul giocatore, poi mi smentisce. Dico qualcosa di cattivo sul giocatore e mi smentisce all'incontrario. A parte Canestrelli, quello no, quello non mi smentisce mai. Johnson, se la fa tutta? Quasi. Becca, becca. Per Schmidt,
Johnson! Christopher Johnson! Christopher Johnson! Bari 1, Regina 0. Loda. Assist di Becca Becca. Fortuna che non l'ho venduto. Grazie. E perché la tentazione c'era, però non possiamo privarcene ora come ora. A parte che mi sa che Becca Becca è anche giovane, può crescere ancora, quindi sarebbe un peccato privarsene. Piuttosto, se non mi piace tanto, lo vendo il prossimo anno in Serie A, che vale un po' di più. Se ci andiamo in Serie A, ovviamente. Iliev. Lazetic! Ancora lui! Ancora lui! 3 gol in 2 partite! Oh, sta rubando clamorosamente da scena Colombo. Ma clamorosamente da scena. Non me l'aspettavo, devo dire la verità. Sì, so che Lazetic è un giocatore discreto, buono, che insomma ci sa fare, però... Al momento lo preferisco a Colombo, al momento. Sta dimostrando una forma invidiabile, il buon Lazetic. Calcio d'angolo, Sala. Passala, bravo Iliev, bravissimo. Ancora. Iliev traversa. Mannaggia, mannaggia. Era buona, era buona, era buona. Marcelo, che anticipo bellissimo. Martel, cambia gioco. C'è Johnson, che oggi è in forma straripante. La passa Iliev, che sbaglia, con Colombi che para. Vabbè, che era facile. Gli ha tirato in bocca praticamente. Comunque, ancora Iliev, ci prova. La palla rimane di Marcelo. Dai, dai. Mi manca un po' il piede di Marcelo dell'ex... quando fu a Madrid, però vabbè, siamo lì. Allora, contento? Assolutamente sì. Allora, c'è l'iraniano che è mezzo morto, onestamente. Mi ci butto qualcun altro dentro. Kortinovic che può farlo, a questo punto. E basta, perché tutti stanno giocando bene, quindi non cambierei nulla. A parte lui che era molto molto stanco, non si è ancora fermato. L'iraniano mi sta un po' deludendo. Pensavo che potesse darmi qualcosa di più, onestamente, quest'anno. Ma al momento non mi sta piacendo tantissimo. Vediamo che è molto stanco. Sala. È molto stanco. Mettiamo Zanoli, perché Corrado mi sa che è espulso, se non ricordo male. Mettiamo Zanoli. Zanoli sarà un po' il jolly quest'anno, potrà fare tutto, quindi giocherà per forza di cose tanto, alla fin dei conti, eh. Altro che semplice riserva. È un jolly importantissimo per la difesa, può far tutto lui. Meraviglioso. Becca Becca, bellissima. Per Kortinovic, buona. Martel. L'assist di Marcelo era perfetto, era il bacio. Purtroppo Lazetic se l'è mangiata clamorosamente. Allora, io ragazzi però ho un problema ora, in questo momento, perché c'è Corbo che è molto stanco e io, piuttosto che mettere Canestrelli, piuttosto mi do fuoco, metto Schmidt, ok? Marcelo è stanco e in questo caso purtroppo non ho nessuno che può fare quella fascia, quindi Marcelo, mi dispiace, ma te la farai piacere purtroppo, a meno che, ci ho pensato ora, a meno che, ma Pagano che cavolo può fare nella sua vita? Ah, ho finito i cambi, perfetto, quindi non potevo farlo in nessun senso, neanche volendo, benissimo, ho finito i cambi, allora niente, come non detto. Aguilera, apre per Johnson, Zanoli, Becca Becca, bella palla per Marcelo. No, oh, Marcelo comunque c'è, devo dire che c'è. Giocatore che può darci tantissimo quest'anno su quella fascia. Penso che ci farà veramente godere questo ragazzo, ma veramente tanto, anche in futuro, in prospettiva. La regina in attacco, Marcelo riparte. Marcelo da solo. Però che pallaccia, Marcelo, ti ho appena fatto i complimenti, ma vedete? Faccio complimenti a un giocatore e fa una cavolata.
Sembra quasi automatico. È imbarazzante un po', però, eh. Se ci pensiamo, fa quasi ridere per non piangere. Bravissimi, ragazzi, però. Martel. Oh. Lazetic, bravissimo. Però Kurtinovis la perde, non è vero. È ancora lì la palla, Kurtinovis. Martel, buonissima per Lazetic. Ma come giochiamo? Ma come giochiamo? No, non è mai fuori gioco. E infatti, è stato convalidato. La palla di Martella al bacio, ne vogliamo parlare per un Lazetic strepitoso, che anche oggi fa doppietta. Anche oggi fa doppietta. Come fai a cavare un Lazetic così? Come fai a cavarlo? Cioè, Colombo fortissimo, però finché Lazetic gioca così, io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Bisogna dare merito a chi gioca bene. Dare continuità. Bravissimi, Kurtinovis. Buonissima la palla per Lazetic. Ancora Kurtinovis che sta giocando benissimo. Crossa Johnson di testa. Ma come Johnson di testa? È alto 1,23 m. Ma com'è possibile? Ma che stava facendo il difensore? Assist di Kurtinovis bellissimo. Difensore a vuotissimo proprio. Ma difensore a vuotissimo, cioè. Comunque farsi prendere gol da Johnson di testa penso che sia la più grande umiliazione, altro che i 4-0. Il problema è questo. Il problema è questo. Con di testa di Johnson, cioè, questo è il problema. Allora, felicissimo. 4-0 contro la regina. Porca miseria. Siamo secondi. Col Cosenza. Lo Spezia dov'è? Lo Spezia 14esimo. Sangaré non sta carburando per caso. Sangaré non sta carburando? Sembra di no. Ma Sangaré sta giocando almeno nello Spezia? Ma scusatemi, no, perché ora sono veramente curioso. Ma nello Spezia? Fa vedere una cosa. Sangaré non sta giocando. È entrato una volta da sostituto. Sangaré non sta giocando, ragazzi. Ma son pazzi. Ma son pazzi completamente. Vedi Napoli dare in prestito Sangaré che adesso non gioca? Da me giocava. Da me giocava sempre. Da me giocava sempre. Ma chi c'ha in attacco per non far giocare Sangaré? C'è Agudelo. Che poi è un centrocampista offensivo. C'è questo qui. Meglio Sangaré. Mani basse. Comunque lo Spezia dei bei giocatori, eh. Onestamente, è una bella squadra. Ugo Novoa, meglio Sangaré. Meglio Sangaré. Sono pazzi. Per me sono pazzi. Perché hai rifiutato? Perché vogliono un po' di più. Ci può stare, secondo me, sta cosa qui, eh. Ci può stare, bravo Johnson. Johnson è splendido sto ragazzo. È veramente forte, oh. È veramente forte. Oh, io Zefi, se riesco, me lo piglio. Però non c'ho i soldi. Non c'ho i soldi. A meno che. No. Ah, coso, non c'ho i soldi. Non c'ho i soldi. Non glielo devo dire che non c'ho i soldi. Oh! Oh! Accettato! 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 Accettato. Incredibile ma vero. Incredibile ma vero. Non me l'aspettavo che accettasse. Io ragazzi mi fermo qui. Perché Zefi è in procinto di firmare per il Bari. Mi fermo qui, voglio un vostro consiglio se prenderlo oppure no. Contando che a sinistra abbiamo solo Randa e Johnson va a sinistra ma per eventualità. Però è anche vero che abbiamo sia anche Kurtinovis che può stare a destra. E anche Vasco Valza, se non sbaglio. Quindi,
fatemi sapere se per voi ha senso prenderlo, perché comunque è un bel giocatore, sembrerebbe. Adesso vi faccio vedere le statistiche prima di prenderlo, così almeno mi potete dare un consiglio ancora più approfondito. Cioè, è abbastanza determinato. Senza palla 13, 15 tecnica, 16 dribbling, molto agile. Secondo me è un bel giocatore. Fatemi sapere. Io vi ringrazio. Primo episodio di inizio di campionato molto intrigante. La squadra c'è, siamo molto forti per la Serie B, ma questo già lo sapevamo. Però noi andiamo avanti. Stiamo andando molto bene e sono molto contento. Quindi, ragazzi, vi ringrazio ancora e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!